Amici lodatori del sole delle carte di Hearthstone, io sono felice, siamo tornati sulla rubrica Happy Gamer. Siamo qui per finalmente il secondo episodio settimanale con Hearthstone, il gioco di carte in modalità free to play di Blizzard. Vi ringrazio per i feedback che mi avete dato nello scorso e diciamo episodio pilota appunto di questi episodi settimanali che voglio fare su Hearthstone, che mi piace molto nonostante ci abbia iniziato a giocare da poco e ancora non sono assolutamente bravo, quindi se volete darmi qualche consiglio ben venga, sono accetti, però insomma non cominciate a venirmi a dire ma tu fai così perché non capisci, sei nabbo, la carta OP deve essere l'allodatore del sole, va messo in difesa insieme alla carta Grand Soleil eccetera eccetera, queste cose qua. Perché insomma, come vi ho detto, sto giocando da poco, però comunque vi ripeto, ogni consiglio è ben accetto. E niente, sono abbastanza stanco oggi, è stata giornata pesante, perciò penso che mi rilasserò con un bellissimo scontro allenamento per sbloccare qualche nuovo eroe che ancora non ho e sono ancora molti, e per prendere un po' di più confidenza con il mio mazzo di carte base. Quindi prendendo anche confidenza magari imparerò delle cose poi per fare in futuro il mio mazzo. Sono a livello 7, gioco davvero poco perché non ho molto tempo, però quel poco che gioco, e la maggior parte sarà nei video con voi, mi piace molto, quindi non capisco perché non abbandonare questo gioco dato che mi piace, anche se non sono ancora diciamo bravo a giocarci. Allora, vediamo un po', abbiamo qualche scelta: cacciatore, sciamano, druido, sacerdote. Chi potremmo sfidare? Io direi che così a naso a me verrebbe voglia di sfidare lo sciamano, che ne dite? Proviamo a sfidare lo sciamano con il nostro mago, beh sì, col nostro mago, intendevo dire col nostro mazzo della nostra cara maga, pasturazione dei Murloc, una nuova pasturazione Murloc, beh, non è mai abbastanza, e vediamo un po' cosa accade, insomma. Jaina contro Troll! Troll! Per Martelfato! L'hai voluto tu. Assolutamente per Martelfato. Partiamo come secondi, sì, perché ci ha dato la carta aggiuntiva. Allora, il Murloc va bene, così abbiamo una carta da 1. Misteri Arcani da 1 mi piace molto. Abbiamo anche già una carta provocazione. Direi che come start mi piace molto, quindi lo accetto. Poi abbiamo due carte da 1... E la moneta assolutamente OP. Allora, vediamo un attimo qual è l'abilità, la magia, ecco, dello sciamano. Allora, evocazione totemica. Evoca un totem casuale. Non ho idea di cosa sia io un totem, lo scopriremo. Ok, abbiamo qualche possibilità iniziale. Potremmo usare la moneta e invocare direttamente il Raptor, oppure limitarci al Murloc. O addirittura con la moneta utilizzare sia il Murloc che i missili arcani. I missili arcani me li terrei per situazioni un po' più ardue. Io direi che potremmo iniziare in maniera molto tranquilla con il Murloc, proprio tranquillamente, senza andare oltre. La carta a mana ce la teniamo, magari per il prossimo turno. Ok, vediamo questo totem. Ah, ok, semplicemente un qualcosa che non fa danno, ma prende danni, quindi va benissimo. Quindi teoricamente se lo attaccassi, più uno danni magici. Se lo attaccassi comunque dovrei poterlo distruggere senza problemi, credo. Presumo, proviamo. Senza ricevere danni a mia volta. E infatti così è stato, perfetto. Abbiamo anche appena preso un crocolisco di fiume, che ha 2-3, mentre 3-2 è Raptor Coda Rossa. Quindi vediamo un po', io direi che potremmo puntare magari un attimo di più e fare, quasi quasi io ragazzi oso e faccio così. Ok. Vediamo un po', di nuovo il potere dell'eroe, quindi di nuovo un totem. Alla fine del tuo turno, fammi leggere, please. Wow, palla di fuoco, già vedo. Allora, rigenera una salute a tutti i tuoi servitori. Allora, vabbè, questo lo facciamo proprio sparire instant. Ciao, è stato un piacere. Mentre evochiamo
Il nostro Raptor coda rossa. Facciamo attaccare danni diretti il nostro Crocolisco. Finito. È finito, basta così. Passare turno successivo. Stingo. Ecco. Guardiano con provocazione già crea dei problemi. Guardiano che evocheremo anche noi adesso, però. Abbiamo preso un'esplosione arcana, infligge un danno a tutti i servitori nemici, ma non la usiamo assolutamente ora. Allora, abbiamo delle possibilità, nel senso che potremmo anche utilizzare questa palla di fuoco per levarci dalle palle questo, che veramente è un piede in culo sto coso, nel senso che siamo costretti, per chi non lo sapesse, provocazione ci costringe per forza ad attaccare lui. Vedete, non possiamo attaccare i servitori con provocazione. Non possiamo attaccare direttamente il nemico. Il problema è che attaccandolo prenderebbero 3 di danni, quindi qualsiasi delle mie carte userei per attaccare, quindi 2 per forza, perché nessuna delle mie carte fa danno 5, ne perderei 2. Preferisco a sto punto sacrificare una palla di fuoco e poi adesso attaccare con tutti e 3 i miei mostri a carica piena, quindi pam, 2 danni da questo, pam, altri 2 danni da questo e pam, altri 3 danni da questo. Quindi finito. Abbiamo fatto un buon danno, 3, 5, 7 di danno per aver sacrificato una palla di fuoco e le abbiamo fatto fuori comunque una carta tank. Peccato che ne ha un'altra. Peccato che lo stronzo ne ha un'altra e quindi... Però attenzione, attenzione perché abbiamo pescato una carta che adoro. È la carta Metamorfosi. Trasforma un servitore nemico in una pecora 1-1. Cioè, io adoro questa carta. Sapete proprio cosa vuol dire? La amo. E infatti la userò immediatamente. Beh! E adesso così, proprio... Ah no, così verrò ucciso. Quindi utilizziamo questo. Ok. E pam, altri 5 danni. Direi che è stato worth. Ci avanza un cristallo. Pazienza, passiamo il turno. Colpite forte velocemente. Capo incursione. Questa è una carta molto forte che ho anch'io. Mentre Cavalcalupi gli permette di attaccare subito. Con appunto l'abilità carica. Allora, a questo punto direi che è il caso per me di schierare un tank. Quindi con abilità provocazione. Il mio stupendissimo guardiano di Senjin. Che si prenderà così i danni di tutta sta roba. E nel frattempo uno danno a tutti i servitori nemici. Direi che la uso. In questo modo ucciderò il suo cavalcalupi e metterò in stato critico il suo capo incursore. Suo capo incursore che direi posso anche far fuori tranquillamente. Va bene. Ok, direi che è worth, che siamo in posizione di vantaggio. Vabbè che stiamo comunque giocando contro i bot, però comunque io non sono bravo. Quindi un altro con provocazione, quanti ne ha? No, l'ha trasformato in una rana. Vergogna, la stessa cosa del mio pecorone. Cos'ha sto totem più uno danni magici? Allora, vediamo un po', Non posso fare. Beh, comunque ha provocazione, quindi comunque siamo difesi noi. Però dobbiamo buttare il suo di con provocazione. Perciò direi che sacrifico il mio Marlock. Ok. Lui non ha più niente a dargli difesa. Gli facciamo fare questi. Potrei fargli fare 3 danni da questo. Non posso farlo. E altri 3 danni da questo farebbe 6. 6, 7. Beh, posso fargli dei buoni danni. Allora, comunque evochiamo questo con carica. Ok, perfetto. Io direi che a sto punto gli facciamo fuori questo senza problemi. Facciamo attaccare questo. Oh, perfetto. E alla facciazza loro evochiamo un altro tank un'altra volta. Meglio di così, ragazzi, cioè. Direi che lo sciamano non ho visto, almeno usato dal bot rispetto agli altri eroi che ho visto usati dal bot. Vedo un danno al personaggio nemico e lo congela. Rispetto agli altri eroi usati dal bot mi sembra un po' più sottotono. Poi probabilmente usato da un'altra persona esperta, molto più esperta di me, sarà molto forte. Allora, questa la uso senza dubbio. Vediamo se magari prima posso far fuori qualcosa senza troppe preoccupazioni. Direi che facciamo fuori questo. Perfetto. Adesso usiamo questa. Worth, mi piace.
Abbiamo questo che è praticamente ha più vita di non so che cosa. Sì, Goomba. Vai, Goomba. Ammazzatilo tutto. E direi che adesso finiamo la partita. Ehi. Ok. Spadabam. Devo dire che ho avuto comunque l'opportunità di provare delle carte che non avevo e sono salito di livello, il che mi darà forse qualche carta nuova. Ho sbloccato lo sciamano. Ecco, ho ottenuto la ricompensa. Elementale dell'acqua. Molto forte, vedo. 4 cristalli di mana per essere evocato. 3 di danno, che è buono. E 6 di difesa, che è molto molto buono. E congela i personaggi che danneggia. Mi sembra molto valido e sono felice di averlo nel mio deck provvisorio. Bene ragazzi, io volevo giusto fare così una partitina, come dire, a bruciapelo con voi così, giusto per giocare un po' a Hearthstone, perché comunque mi piace, per imparare nuove cose. Mi raccomando, datemi dei consigli, non fate gli spocchiosi se no vi banno tutti, no scherzo. E niente... questa nuova carta che ho ottenuto mi piace abbastanza, penso che la userò assolutamente. Mi sembra molto molto buona. Vediamo quali sono quelle del mago specifiche, quelle qua. Vediamo un po'. Ci sono ancora tante carte che non mi sono capitate, tipo ad esempio questa. Dardo di gelo non mi è mai capitata tra le mani. Esplosione gelida. Queste sì, mi sono capitate. Elemento dell'acqua. Clicca il pulsante adesso per osservare la carta, che mi sembra molto valida. Ma evocarlo vicino a un albero di limoni, un elementale della limonata, è molto meno efficiente. Poi battutona, eh. E niente. Comunque, questo è tutto. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Prossima volta faremo ovviamente un game in PvP, ma davvero quest'oggi, stasera ero davvero stanco. Ho lavorato negli scorsi giorni alla video recensione di Divinity, che ho riadattato il testo e poi l'ho montata. Vi invito ad andarla a vedere. Divinity Original Sin è un bellissimo gioco. E niente, che dire. Da Felice è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Everyeye.it è Pgamer. E ricordate tutti, lodate le carte, ma sempre di più, lodate la carta del Lodal Sole!